Benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Paolo Zappatore di techpaolo.it. In questo episodio parleremo di Dudu Linux e ovviamente Dudu non è il nome di un cagnolino, ma il nome di una distribuzione Linux creata da un team francese. Peculiarità di questa distribuzione: ultra leggera, basata su Debian, LXDE come desktop environment, ma udite udite, è una distribuzione pensata, ideata per i bambini dai 2 anni ai 12 anni. Prima di continuare voglio chiederti una cortesia, è un modo come un altro per sostenere il canale, quello di mettere un like al video, ma molto più importante iscriviti al canale e attiva la campanella per attivare le notifiche. Torniamo al nostro Dudu Linux, io l'ho provato su un computer, un Acer Aspire One, prodotto più o meno nel 2008, quindi non vecchio ma super vecchio, quasi preistoria. È una macchina a 32 bit con appena 1 giga di RAM, lo vedremo ora nel video, più o meno quelle che sono le caratteristiche di questa macchina. E il sistema devo dire che gira abbastanza fluido, abbastanza lineare, senza grossi problemi. Quello che mi ha incuriosito è che questa software house ha prodotto questa distribuzione indicandola come semplice, facile, quasi come giocare a una console per videogiochi, e noi sappiamo quanto i bambini amino questi strumenti, per cui ho deciso di provarla e capire veramente quanto di educational ci può essere all'interno di una distribuzione del genere e quanto possa avvicinare i bambini al mondo dell'informatica. Prima di iniziare, 15 secondi di sigla e vediamo subito di cosa si tratta. Ed una volta avviato il nostro Dudu Linux, ci si presenta questa interfaccia abbastanza semplice, abbastanza lineare, facilmente comprensibile ovviamente per un bambino. E ci sono, diciamo, dei giochi che hanno non solo lo scopo di intrattenimento, ma anche educativi. Proviamo subito questo. Questo programma permette la conoscenza del mouse, quindi prendere confidenza con questo strumento a bambino. Poi vediamo subito un altro, impadronirsi del mouse, si chiama il gioco. Il bello è che tutto quanto è in italiano. Ecco qui. Passando sopra ci sono le istruzioni, ovviamente per bambini un po' più piccoli, hanno necessità sempre che un genitore o qualcuno li affianchi affinché possa spiegare la modalità del gioco, anche se i bambini di oggi devo dire che sono anche molto veloci nell'apprendere da soli su come funzionano queste tecnologie. E qua praticamente deve scoprire la foto. Ovviamente tutto quanto è teso a far prendere confidenza con quelli che sono gli strumenti, quindi il computer per un bambino in età prescolare. Ritorniamo all'interfaccia e oltre a queste modalità di gioco abbiamo tutto Dudu Linux, il quale ci riporta a un vero e proprio desktop environment per bambini.
eccolo qua, abbiamo il nostro desktop environment per bambini. Ovviamente si presenta in una maniera abbastanza basilare, abbastanza semplice, affinché i bambini possano facilmente orientarsi sul computer, e il tutto è separato da quattro grandi aree principali: impara, lavoro, giochi, la parte multimedia e poi la parte delle preferenze, quindi dell'impostazione del sistema. Nella parte alta di destra abbiamo una sorta di train icon dove abbiamo l'help, il supporto, lo stato della rete, attualmente io non l'ho collegato in rete, il calendario, la lingua e la gestione del volume, ovviamente anche il pulsante per poter uscire. Come funzionamento è abbastanza semplice, non è molto complicato, la cosa bella è che parla completamente in italiano. Sono incuriosito, questo crea i tuoi fumetti, vediamo come funziona. Pagina 1, pagina 2, quindi ci permette di aggiungere, interessante, è da studiare, voglio dire, non è che è da trascurare. Turtle, probabilmente credo che sia qualcosa forse legato alla programmazione, no, area disegno, editor, non lo so, comunque sicuramente è un progetto interessante e va studiato, approfondito, di sicuro sarà molto apprezzato dai bambini. Per quanto riguarda i giochi, qua abbiamo altri giochi ancora, nella parte principale ecco c'era il Tris, amatissimo, gioco una partita Tris contro il computer oppure contro un amico online, quindi può fare anche giochi online. Vediamo se ce la faccio a battere il computer, mi ha quasi fregato, niente, pareggio. Niente, questo è Dudu Linux. Se abbiamo un vecchio computer, come avete visto dalle caratteristiche, può essere tranquillamente provato. Viene utilizzato direttamente in live, sia non persistente che persistente. E scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Spero che anche questo video ti sia piaciuto, ma soprattutto ti sia piaciuto Dudu Linux. Chiaramente non è la solita recensione di una distribuzione, però mi sentivo in dovere di doverla fare perché è utile conoscere quello che si può fare con Linux, soprattutto se possiamo creare un ambiente sicuro per i nostri bambini e quindi farli avvicinare con una certa tranquillità a quelle che sono le nuove tecnologie. Per oggi il video è terminato, quindi ci vediamo ad un prossimo video.